L'11 aprile 1987 moriva Primo Levi. 25 anni dopo, l'associazione culturale Terra del Fuoco fa rivivere la fabbrica Siva, luogo dove il chimico lavorò per i 30 anni successivi al suo ritorno da Auschwitz. È nelle mura della piccola azienda di vernici di Settimo Torinese che Levi elabora la riflessione sull'atroce esperienza vissuta nel campo di sterminio. Nello stesso anno della sua assunzione, il 1947, pubblica Se questo è un uomo, il primo tassello del percorso di testimonianza sui lager, e nel 1978 La chiave a stella, che narra la storia di un operaio specializzato proprio come lui. La Siva, chiusa 20 anni fa, è stata salvata dall'oblio grazie al comune di Settimo, che l'ha acquistata pensando insieme a Oliviero Alotto, presidente di Terra del Fuoco, uno spazio da consegnare alla memoria collettiva. La Siva diventerà prima di tutto un luogo dedicato alle sofferenze. Proveremo a prendere spunto dalle tante riflessioni che ci ha lasciato Primo Levi nel raccontarci le pagine della Shoah, ma non solo, e proveremo a raccogliere ancora una volta il testimone e a fare nostra una memoria che pensiamo che da memoria si debba trasformare in impegno. L'obiettivo della riqualifica non è solo ridare vita al luogo sede dell'ufficio di Primo Levi, ma anche collegarlo ai valori contemporanei. Uno di questi è l'ospitalità, qui infatti troveranno accoglienza i rifugiati politici. Inoltre la Siva avrà al suo interno uno spazio teatrale con in scena gli spettacoli di Itaca Teatro e un punto di vendita dei prodotti alimentari Libera, provenienti dai terreni sequestrati dalla mafia. I lavori già iniziati hanno ottenuto un finanziamento di 350.000 euro da parte del Senato e si spera saranno terminati entro 2013. Giusto in tempo per salutare la partenza del Treno della Memoria, l'iniziativa di Terra del Fuoco che permette ogni anno ai ragazzi di tutta Italia di visitare gli ex campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.